Ciao ciao! Settimana è iniziata. Ti sapevo già da ieri, o meglio, sabato notte tardi, domenica mattina presto, voglio. O meglio dissi, la situazione è questa. Siamo limitati, però devo andare a lavorare tranquillamente. Sì. Lavorare si può senza problemi. Stiamo distanti, però quando si lavora, mi raccomando. In mensa stiamo distanti, ma per divertirsi no, non so. No, lavora sì, divertirsi sì. Lavora sì, divertirsi no. Ah, bello, bello. Casa, lavoro, casa, bene. Si poteva fare qualcosa di meglio sicuramente in precedenza, vabbè. Comunque, parliamo d'altro che meglio. Che si farà allora? O meglio, cosa farò? Bene, parte la diretta di oggi, poi, allora, mercoledì, la pagina nuova, non farò il video come tutti i mercoledì, non vi anticipo nulla, andate poi a vedere, per una novità che mi è venuta in mente nei giorni scorsi, ho detto, sì, è venuto un flash, ho detto, oh sì, siamo social, ok. Video, però non ci sono solo i video, fare discussioni, parlare così, ma ora che uno si può ascoltare, anche io posso essere un po', vabbè, non sono pettinatissimo, lo so, con le mie cuffiette registro tutto e poi vedete, sì, sì, dai, ho scoperto come poter fare podcast e pubblicarsi su Spotify. Non è una cosa diretta semplice come fare video in diretta e video vari, ok? E poi vabbè, vedrete nel video un po' così velocemente, tac, 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 anche perché l'avevo scoperto al momento, ho detto ma se facciamo il video, ho dovuto fare piccoli stop, riprendili. Perché non mi ricordavo bene, diciamo così, tutto il metodo, l'ho dovuto mettere, aspetta, un attimo di pausa, che devo andare a vedere, ah, ok. E comunque vedrete un sito, che si usa un sito, un programma che si può utilizzare per importare Spotify. E quindi, voi vedete il video, e invece questo video sarà poi trasportato in audio e messo da Spotify, che potete andare a vedere. Spotify, nome e cognome, tac, Alessio Zani, datemi il tempo un attimo poi di convertire. C'è già una piccola introduzione, vabbè, voi più o meno sapete qualcosa del mio canale, le mie pagine, i miei gruppi, eccetera, eccetera. Spotify no. E quindi argomenti vari ed eventuali, no? Quindi visto stare a casa c'è tempo per pensare, elaborare anche, no, dire ah sì, questo tipo di argomento. Allora, ho fatto un video sulla manipolazione, ok, che potrei inserire dentro. Per esempio, psicologia, vabbè, qualche piccolo puntino molto semplice, anche perché non ho fatto studi, però diciamo molta pratica, sì, per quanto riguarda la comunicazione diretta. Diretta, quando c'è una diretta, e si può dire così, diretta tra due persone, questo video in diretta, ma lezione in diretta, va bene, ok, non andiamo a fare cose troppo complicate. Argomenti, dunque, se avete qualche argomento cui vi piacerebbe parlare, non troppo tecnico, possibilmente, ecco, però anche diciamo un po' ludico, eccetera, ecco. Forse avete visto, forse no, il video che ho fatto ieri del ballo col pannuelo,
Che tra l'altro c'era una cosa che diciamo fatto che non era corretta, ok, quindi ho detto bene, buono a sapersi perché avendo imparato un po' così guardando, tac, a volte magari non riesci a vedere esattamente i dettagli, ti sfuggono un po' di tante cose, poi o stai lì e provi mille cose, allora diventa un po' complicato fare coreografie, provare, non è il mio caso, improvviso, metto dopo, va bene, ok, non sono un maestro, cioè è da molto tempo che seguo, ascolto anche le teorie, oltre i video, eccetera, bene, tra poco ora di cena, per cui non mi dilungherò di più, bene, cosa dire, dai? Ultimamente facendo un po' di dirette, sì, d'altronde se siamo a casa non si può fare altro, allora è bene che anch'io do il mio contributo a far passare qualche minuto, ecco, diciamo, anche divertente con qualche piccolo video così simpatico. E poi tra l'altro ho un piccolo progettino nuovo, sì. Cortometraggio, sì, però devo un po' studiare un po', diciamo, applicazioni, eccetera, eccetera, o programmi per fare degli effetti, diciamo così, speciali, particolari, insomma. Ecco, sto facendo un po' di prove. Ho trovato qualcosa con le foto da poter fare delle animazioni, di essere inserite in altri contesti, però guardare con i video, devo studiarci sopra, con calma. Non vi do un altro che devo capire un attimino tra le varie cose e video da registrare formativi per fare le slide e mettere su Drive. Ha fatto anche una rima, perfetto. E tutto ciò è ok. Man mano che vengono in mente delle rime da fare nei vari viaggi, le varie lingue, le metto dentro, però tante cose man mano che vengono le farò. Bene, questi sono, ecco, diciamo, due progettini, poi svilupperò adesso, però facciamo più le cose, diciamo, non troppo complicate, molto semplici. Oggi parliamo di questo, domani parliamo di quell'altro. Ebbene, ora vi saluto, buona serata, buona cena, su qualcuno magari mi vuole scrivere qualche argomentino, così almeno un'idea un po' più precisa di quello che può interessare, che parlare di argomenti, magari dici ok, qualcuno interessa, qualcuno no. Comunque, qualsiasi cosa informativa va benissimo. Ok, buongiorno a tutti, saluto a tutti quelli che mi stanno seguendo. Allora, Mattia, Silvio, ah, ok, ciao, hi Tom, ti pronuncio così, sì, penso di sì. Alberto Regonini, Marta Bertolotti, Mariotti, Lucrezia Tonte, Nina Popa e Ebe de Rivera. Hola, buenas tardes. Ok, buonasera a tutti.